Comunicare vuol dire condividere e la condivisione richiede l'ascolto, l'accoglienza. Ascoltare richiede la vicinanza. Ascoltare non è mai facile e a volte è meglio fingersi sordi. Ascoltare significa prestare attenzione, avere desiderio di comprendere, dare valore, rispettare, custodire la parola altrui. Ascoltare ciò che diciamo e come lo diciamo. Ogni parola, ogni gesto dovrebbe poter esprimere la compassione e il perdono di Dio per tutti. Anche email, SMS, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente umane. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a disposizione. La comunicazione è un dono di Dio ed è anche una grande responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione come prossimità. L'incontro tra la comunicazione e la misericordia è fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende cura, conforta. In un mondo diviso, frammentato, polarizzato, comunicare con misericordia significa contribuire alla buona, libera e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli in umanità.